ore in sala di registrazione e vi era letto proprio un libro di Dacia, La lunga vita di Marianna Obria, ed è uscito secondo me uno strepitoso audiolibro. Però l'occasione di questo incontro è diciamo, presentarvi un'altra lettura, un'altra opera. Scusa, ho fatto danni. Ecco, un'altra, diciamo, un nuovo audiolibro con la voce di Piera, grazie Dacia, che però è un audiolibro un po' particolare, perché questa volta Piera non è venuta in sala di registrazione, ma siamo andati noi da lei e abbiamo registrato dal vivo la lettura che lei ha fatto in un'occasione molto particolare, a casa di Raffaella Bartaglini, nel suo salotto letterario, dove Piera ha letto dal vivo, noi abbiamo registrato, alcuni tra i più straordinari e divertenti racconti del grande Achille Campanile. E devo dire, da questa lettura di Piera in casa di Raffaella è nato questo audiolibro, perciò un audiolibro dal vivo. E questa esperienza per noi che eravamo lì, perché questo pubblico, diciamo, ristretto e anche un po' privilegiato, diciamolo, molto fortunato, è stata veramente particolare. È stata, come diciamo, Franco Cordelli ha parlato di teatro letterario. Ecco, noi abbiamo avuto questa esperienza dal vivo con Piera e per portarvi subito dentro questa atmosfera, la stessa che abbiamo vissuto a casa di Raffaella, grazie alla voce di Piera. Poi dopo parleremo con Dacia e con Piera di Campanile, dell'umorismo, del teatro, parleremo anche di Piera. Vorrei chiedere subito a Piera di portare il pubblico dentro e facendoci ascoltare i primi due di questi racconti di Campanile. Voi mi sentite? Sì. No, meglio il microfono. Allora, un attimo che... Un attimo solo, scusate. Adesso arriviamo. Non tanto l'attesa, ma... Asparagi e immortalità dell'anima, e questo è l'inizio. Non c'è nessun rapporto fra gli asparagi e l'immortalità dell'anima. Gli asparagi sono un legume appartenente alla famiglia delle asparagine, credo. Ottimo lessato, condito con olio e aceto. Alcuni preferiscono il limone all'aceto. Anche eccellente l'asparago cotto col burro e condito con il formaggio parmigiano. Altri ci mettono un uovo fritellato sopra e anche quello ci sta benissimo. L'immortalità dell'anima, invece, è una questione, occorre aggiungere, che da secoli affatica le menti dei filosofi. Inoltre, gli asparagi si mangiano, mentre l'immortalità dell'anima no. Questo, insomma, appartiene al mondo delle idee e, nel caso in esame, all'idea corrisponde un fatto. Si può dire, cioè, che l'immortalità dell'anima è una qualità dell'anima, un concetto, insomma, che indica il fatto che le anime sono immortali. E siamo sempre ben lontani dagli asparagi. Un'altra differenza è che sono state scritte molte più opere sull'immortalità dell'anima che sugli asparagi. E ancora, non tutti credono all'immortalità dell'anima, mentre degli asparagi e della loro esistenza nessuno ne dubita. Eppure la verità è proprio l'opposto. Si può dubitare dell'esistenza degli asparagi, ma non dell'immortalità dell'anima, ma anche così.
tra gli uni e l'altra resta sempre un enorme divario, ma non buttiamoci giù. Vediamo ora se e in quale direzione si possono ricercare dei punti di contatto tra gli asparagi e l'immortalità dell'anima. Questa e quelli possono considerarsi cose gradevoli. Infatti, se l'anima non fosse immortale, nulla resterebbe di noi e ciò sarebbe molto, molto sgradevole. Di tutt'altro genere è la gradevolezza degli asparagi che graditi sono al palato. Mi accorgo qui che casualmente mi è venuta un'analogia del tutto accidentale tra gli asparagi e l'immortalità dell'anima. Mi è capitato cioè di dire che se l'anima non fosse immortale, nulla resterebbe di noi. Essendo invece essa immortale, resta molto di noi. Resta la parte migliore di noi. Anche degli asparagi resta tutto, purtroppo, ma al contrario di noi, non la parte migliore, anzi resta la peggiore, il gambo. Tuttavia, esso resta in misura considerevole, cosa che non avviene nel caso di altri vegetali già cotti, come per esempio gli spinaci, che sono interamente commestibili. Ah, ecco, forse è questo l'unico punto di contatto fra gli asparagi e l'immortalità dell'anima. Sono lieto di averlo trovato, perché questo dà un contenuto positivo all'indagine che ci eravamo proposti. Ma è un contatto puramente formale ed esteriore, perché c'è una bella differenza fra l'anima e un gambo d'asparago. Non solo, ma questa analogia non è nemmeno esclusiva degli asparagi, poiché anche i carciofi si trovano nella stessa situazione quanto percentuale di scarto. Per concludere quindi e trasformarla con un'indagine che la mancanza di idonei risultati rende quanto mai penosa, dobbiamo dire che da qualunque parte si esamini la questione non c'è nulla in comune tra gli asparagi e l'immortalità dell'anima. Della cucina. Le seppie da vive ignorano in modo assoluto l'esistenza dei piselli. Abitano le profondità marine e si sa che laggiù non arriva notizia del mondo esterno, dell'aria, delle nuvole. Dunque le seppie non hanno e non possono avere alcuna idea di quelle leguminose. Anzi, dirò di più. Le seppie non hanno alcuna idea delle leguminose in genere, né degli ortaggi, ma che dico ortaggi, e se ignorano persino gli orti. Perciò non vengono a contatto con i piselli che dentro il legname, sopra il fuoco, quando sono già spellate, tagliate a pezzi, quasi cotte, che non è certo la condizione ideale per apprezzare la vicinanza di chi che sia, si tratti pure di personaggi rispettabili come i piselli. Da tanto loro, questi, ammesso che abbiano delle idee, non possono che avere un'idea molto vaga del mare, più che altro per sentito dire. Sono chiusi nel loro baccello, poveri pallottolini ciechi, che non si sa davvero perché esistano là dentro. E se non ci fossero gli uomini a tirarli fuori, difficilmente vedrebbero la luce del sole. Non vedono nemmeno l'orto in cui nascono, e figurarsi il mare e le profondità di esso. Eppure si direbbero fatti gli uni per le altre. Sì. L'uomo è uno strano animale, non si contenta di pescare pesci più a portata di mano, no?
vuole anche le secchie, per intanto pianta i piselli, li cura, li sorveglia, li coglie, e poi porta tutto al mercato. Una mattina ecco le secchie sul banco della pescheria, ecco i piselli nel reparto ortaggi. Ancora non si conoscono, ignorano l'esistenza gli uni delle altre. A un po' freddo arriva la donna. Qui entra in campo la femmina dell'uomo, che non è paga di fare i figli, vuol fare anche le secchie con i piselli. Quel giorno, perché non le fa tutti i giorni, questo non è un cibo particolare dell'uomo, questo è un capriccio, una raffinatezza, un di più. Quel giorno le salta con il picchio di fare le secchie con i piselli, e senza interpellare le secchie, senza chiedere ai piselli se sono d'accordo, va a casa, spella, taglia, scava, secchie e piselli partiti le une dagli abissi del mare, gli altri dalle viscere della terra, si incontrano in un tegamo. Da quel momento i loro destini sono legati. Nel primo istante c'è un po' di freddezza, ma poco dopo, bon tre, si accorda la maraviglia. Insieme vengono scodellati, insieme arriveranno a tavola, insieme saranno assaporati, lodati, consumatum est. Assaggio di queste questi straordinari racconti di Achille Campanella. Io vorrei fare qui una domanda ad Accia, perché qui abbiamo una Piera diciamo un po' insolita. Piera è una grande attrice, ha lavorato con grandi autori, grandi registi, un teatro, personaggi molto importanti, però rivela anche, questo insomma chi la conosce nella vita lo sa, un grande senso dell'umorismo, però qui siamo anche, cioè qui c'è una Piera che recita, che fa ridere, ovviamente è un grande testo, ma non basta avere un grande testo umoristico, bisogna anche farlo vivere. E come ha detto qualcuno, Piera degli Esposti illumina Campanile. Allora, io ho letto, cioè Piera ha detto in una intervista, che tu Dacia sei sempre stata una sostenitrice del fatto che Piera dovesse in qualche modo tirare fuori questo suo côté umoristico, che avrebbe dovuto mostrare al mondo, oltre che appunto agli amici, il suo grande senso dell'umorismo. Tu che la conosci così bene, vorrei che tu ci raccontassi questa Piera, diciamo che tra virgolette fa ridere molto, con un grande gusto, una grandissima intelligenza. È vero, Piera è stata sempre molto apprezzata come attrice tragica. E ha fatto parte di tantissimi testi teatrali della tragedia classica greca, credo che tu abbia fatto un po' tutti i classici greci. Però poi, ma io l'ho scoperto molto tardi, perché anch'io ti vedevo così, come la grande attrice tragica. È un po' la cosa che è successo con Vittorio Gassman. Gassman era considerato, no, quello che recitava la Delphi, quello che recitava i grandi tragedie, anche quelle che non si fanno più. Poi un giorno qualcuno nel cinema ha scoperto che era un grande attore comico anche. E poi è più difficile far ridere che far piangere, questa cosa, saperlo. Ecco, Piera, che appunto era considerata la grande attrice tragica, che lo era senz'altro, però pochi avevano preso in considerazione questo suo aspetto invece di umorismo straordinario, perché poi è un umorismo dell'intelligenza, non è un umorismo, non è la barzelletta, non è far ridere per far ridere, è un umorismo che scava e che mette in evidenza le contraddizioni che fanno ridere, sono sempre le contraddizioni che fanno ridere, i conflitti, gli scarti della realtà. No, mi ricordo Bergson che fa un bellissimo libro, qualcuno se non ha letto lo legga, che si chiama Del riso,
sulla risata, che dice che appunto il ridere è sempre è un cercare di rimettere in sesto qualcosa che si è bloccato per un momento, che si è fermato per un momento. E questo è il meccanismo del ridere. Poi lui dice, per esempio, che non si ride mai da soli. Da soli non si ride, si può sorridere, ma no, la risata viene quando si è in tanti, perché è un fatto collettivo e la risata è un fatto sociale. Ecco, Piera riesce a stanare all'interno di questi testi, ora devo aggiungere che Campanile era tenuto molto in sottogamba da lui, molto poco apprezzato. Lei l'ha tirato fuori, ha dato una vita che non aveva mai avuto. Lui era stato, diciamo così, ha partecipato alla cultura del Novecento, aveva avuto un suo piccolo spazio, però non era stato veramente valutato per quello che era, cioè una comicità surreale, perché il Campanile è una comicità surreale. E siccome non rientra nella tradizione italiana, perché noi abbiamo una tradizione molto più grassoccia, più, non so, ecco, da noi l'umorismo viene da Boccaccio, viene dal teatro popolare, viene da qualche cosa che è molto, un rapporto molto più politico, più immediato e più virulento con la realtà. E invece, siccome Campanile tratta la realtà con una sofisticazione, una quasi è come se lui mettesse in dubbio la realtà, questa è la cosa straordinaria. In realtà lui la mette in dubbio e questo è un umorismo molto sottile, che forse è più anglosassone che non italiano, per questo che lui non ha avuto un grande successo. È considerato così un umorista, ma insomma non di grande. È stata Piera che l'ha tirato fuori, veramente. Soprattutto in teatro, perché magari a leggere qualcosa si divertiva, quei piccoli testi teatrali che durano un minuto, no? Qualcuno faceva un po' parte della sperimentalismo. Pensiamo per esempio al teatro del futurismo, che è stato un teatro sperimentale, in cui un po' si sperimentavano queste cose. Mi viene in mente Marinetti, che ha fatto uno spettacolo, per esempio, con la il sipario calato a metà, si vedevano solo le gambe e si sentivano le voci, si vedevano solo le gambe delle persone, per dire. Si piaceva molto inventare, poi loro avevano abolito il palco, si vedevano tutto per strada, poi avevano fatto la musica con i colori e le parole che corrispondevano ai colori, eccetera, eccetera. Insomma, lui rientrava un po' in questo tipo di sperimentalismo. Nessuno però l'aveva veramente interpretato nella sua pienezza, nella sua rotondità. E ha fatto questo, devo dire la verità, l'ha riscoperta, anzi l'ha scoperta. Tant'è vero che anche lui non c'è più, ma chi era? La sua famiglia, il suo figlio, sua moglie e suo figlio erano entusiasti, perché effettivamente è come se lei avesse dato una vita a qualcuno che ormai era diventato un fantasma. E l'ha fatto perché a lei è congeniale questo umorismo, che non è quello grassoccio, quello delle barzellette, quello, insomma, quello popolaresco a cui siamo abituati. È un umorismo sottilissimo, molto fatto sull'understatement, su ciò che non è detto, che questo ciò che è detto, e poi su queste piccole analogie, questa cosa da mettere insieme la mortalità dell'anima con gli asparagi e poi con la storia dei piselli è bellissima, perché poi in fondo dice, racconta una cosa molto concreta, molto reale, che è quella appunto di un leguminaceo e dall'altra parte di un pesce che viene da là. Però lui trova delle connessioni che sfiorano la logica, anzi appartengono alla logica, ma una logica formale, che nel momento stesso in cui viene messo in scena perde completamente la sua credibilità e quindi crolla, è lì che fa ridere. In fondo lui mette in scena la logica,
tutti i suoi ragionamenti sono basati sulla logica, però una logica che nel momento stesso in cui si rivela si distrugge, si autodistrugge, ecco lì viene fuori la logica, questa è una cosa straordinaria. E Piera l'ha saputo fare, perché prima di tutto l'ho fatto con una serietà straordinaria, come si dovrebbe sempre fare l'umorismo, deve essere serio, non deve essere mai fatto con la risata in gola, deve essere serio, quasi a tambur battente, come quando ti sentivo che battevi i piedi, perché c'è un ritmo da tamburo, quasi guerresco in questo tuo entrare in questo umorismo sottile, che è sottile ma a voce forte, non è sottovoce, non è intimo, non è per niente intimo. Ecco, questa è la cosa straordinaria che a me mi ha e io l'ho incoraggiata. L'ho incoraggiata e ho detto vai avanti, fallo ancora, vai a teatro, è vero, sì. Ho cercato di spingerla a fare di questo proprio uno spettacolo, effettivamente lo spettacolo poi è andato benissimo. 5 anni. Per 5 anni l'ha fatto. Perché effettivamente questa lei riusciva a rivelare questa forma di umorismo sottile, surreale, che come ho detto non appartiene alla nostra tradizione. Però una volta che viene fuori, sapendolo fare come sa farlo lei, poi la gente ne gode moltissimo. Viene fuori un umorismo straordinario, no? Piace moltissimo a tutti quanti. Beh, allora a questo punto Piera vorrei che tu ci raccontassi proprio come hai incontrato Campanile e come è nata questa cosa, vorrei proprio che tu ci raccontassi questo grande viaggio che ti ha portato poi fino a qui, ecco. Diciamo che il regista Antonio Calenda mi aveva suggerito leggi Campanile, io l'avevo letto e non mi era piaciuto perché tutte queste fritture, diremmo noi, no? Battute a un negozio di riso, avete riso? Sì, allora il risultato era giusto, non saprei dire, adesso lo dico anche male perché a me non piaceva, ecco, tutto questo battutistico scrivere non mi piaceva. Allora Maurizio Costanzo mi disse, mi fai una serata ai Caglioli, e io, siccome sono molto testarda, sono tornata a prendere altri campanili, cioè altri campanili, invece che questo con le battute sono andata a leggere appunto gli asparagi, l'immortalità dell'anima, agosto, moglie mia non ti conosco, la cosa, tutte queste cose più lunghe e romanzate. Lo sentivo nervoso, lo sentivo nervoso, cioè sentivo, cosa che mi aveva molto interessato, che lui faceva una costruzione, no? Prendeva per esempio il sabato del villaggio, dove Leopardi dice che il sabato è il giorno più bello della settimana perché precede la domenica, insomma come vigilia. Allora lui fa un gioco dimostrando che invece il sabato, per tutta una costruzione che lui fa, che sarebbe inutile adesso, diventa il giorno più brutto e rimane senza vigilia, cioè lui costruisce delle carte da gioco, boom, e poi cadono giù, boom, e cade. Allora lui c'ha questa parte di nervosismo anche in senso costruzione che cade, e questo ha cominciato così ad affascinarmi che ho detto a Calenda, io ci vado da Maurizio Costanzo ai Caglioli e diciamo così provo, però se non faccio ridere, che era il mio pensiero, perché avendo segregato Medea, Fedra, così dico, ma se non faccio ridere. E allora Calenda mi fa, a me queste cose che hai scelto non mi fanno ridere per niente. Allora io ho detto, come farò? Eppure c'era quel cane che andava a rubare, tornava a casa con una quantità di quattrini e i padroni si chiedevano come mai, lui andava vicino ai ciechi che mettevano il segnale e poi tornava a casa con tutti i recomi, alcuni ciechi erano veri, ma lui poi ha incontrato un cieco falso che gliel'ha scattato. Tutto questo cosa ha fatto sì che la serata ai Paglioli è stato talmente incredibile che Costanzo addirittura rideva lì così, ha determinato, cioè Maurizio, Costanzo aveva detto che mi dava i soldi, non mi dava perché rideva, tutto il pubblico rideva veramente
che alla fine io ho detto, ma allora io ce la faccio a fare anche la cosa. E poi Costanzo mi portò al camerino una signora con gli occhiali neri, un po' massiccia, e un giorno mi disse, questa è la moglie di Campanile, la signora Pinuccia. Campanile, questo è il figlio, Gaetano Campanile. La signora Pinuccia mi disse, guardi, lei ha fatto Achille, perché ovviamente lei mi chiamava Achille, se è mio marito, e lei ha fatto Achille come, non, come lui voleva essere fatto. La prego di portarlo in teatro, non solo in questa serata. Ho detto, ma guardi, io non è che ho un teatro. E insomma, in breve la cosa, finita così, finché c'è stata una grande sera della prima al Teatro Stabile di Trieste. Io ho passato la serata al balcone con un berretto. La sera prima sono andata a vedere Proietti che facevamo gli occhi please, che poi Proietti è bravissimo, solo che è molto lontano da me, e io dicevo, ecco così fa vite, qua non rideranno, non rideranno, non rideranno, rido solo io, non rido, rido tutta la notte, molta notte sul balcone, perché era freddo, con un berretto a ripetere i cani, a ripetere il mondiale, lo so fin quasi cosa. Ed è stato così un consenso grande che anche la signora Campanile, così, si commosse il figlio Gaetano, ha voluto dire a Calenda deve essere fatto da lei, perché gli altri neanche a papà piacevano, perché era naturalistico. Così. Di cosa pensa? Io sono stata legata e stupita. E tutte le volte che qualcuno non rieva, perché a Genova ridono per una cosa, a Torino per un'altra, a Roma per un'altra, io dicevo, ma guarda, io cioè, ho visto come è dura la vita del comico, perché mentre quando fai una cosa straziante, è chiaro che non è che uno si mette a piangere urlando lì la pena, ma invece se fai una cosa lì devi sentirla risata. E io mi ero molto abituata a questa cosa, pianta quasi, perché sentivo, perché proprio ognuno ride di qualcosa. Dunque io sono stata poi così invasa dai critici che hanno detto Campanile pensava, ha scritto povero Piero, invece pensavo Piero ha incontrato una piena. Questo anche a Parigi ho visto della gente ridere, ma così che c'erano le scritte sotto, evidentemente poi io avevo anche preso un modo così forte e fisico che arrivava quasi, poi naturalmente leggevano le cose. Naturalmente invece in Germania si erano molto scocciati dell'anima e degli asparagi, perché per loro l'anima è una cosa molto importante, da non giocarci con l'asparagi. Però insomma, al di là di questo, io sono stata così felice. Io ho poi fatto il signor Cornabò, un testo di Achille Campanile, dove lui in questo nervosismo che gli avevo visto traspare evidentissimo, scocciato sempre, questo vecchio signore che vabbè, l'ho fatto, adesso è inutile stavo a raccontare, però insomma naturalmente ho visto che anche quella volta ho preso, diciamo così, un suo nervosismo. Certo, molto faticoso è stato fare Campanile, perché il suo ritmo, quello che io ho trovato, è un ritmo nervoso, impaziente, molto di conseguenza abbastanza sfiatante. Ma ci sono, ecco, tra tutti i racconti di Campanile che tu leggi, che tu hai portato in giro, ce ne sono alcuni a cui sei particolarmente affezionata, mi sembra, no? Che avevo letto che tu avevi una passione particolare per due o tre, e allora scusami, non passo sotto i tuoi piedi, Dacia, perdonami. Certamente io sono molto legata a quello del letto, cioè Campanile sostiene che di tutti i mobili della casa quello a cui siamo più, dove passiamo metà della vita, è il letto. Dunque lui sostiene il letto in una maniera incredibile, cioè il più importante mobile della casa, lui lo chiama, e avanti di questo passo viene a dire quando saremo col nostro vestito migliore, così tutti saranno. Cioè, dunque mi piace molto quello del letto e della morte. Poi mi piace molto Palazzo Collina, perché è il coso, e poi mi piace un altro che è la visita allo studio di un pittore,
praticamente Campanile sostiene che quando si va a una mostra non bisogna subito dire bellissimo, bello, quello così, se no si rimane poi senza niente, cioè se qua, che cosa dice poi uno, ah, bello, bellissimo, dunque lui fa come sempre, dice questo gioco di carte, allora lui fa, indica e consiglia al pubblico, al lettore, una così un 14 gradi, un quadri, mettiamo da vedere, dove uno così bello, discreto, no, così non c'è male, insomma, ci possiamo accontentare, quello altro, bello, bellissimo corpo. Allora lui praticamente è convinto che questo specchietto regga, più o meno adesso 14, 16, 18. Va a una mostra del pittore, il pittore lo accoglie così, così, per prima cosa lui dice quanti sono i quadri da vedere, perché tutto, la prima cosa per fare tutti gli aggettivi così, insomma, chiedere quanti sono i quadri da vedere, questo dopo che ha fatto tutto, tutto coso, bello, benissimo, non c'è male, ci possiamo accontentare, poi lo fa a 110, perché per lui comincia. Praticamente muto, la prima, non dice una parola. Il secondo, il terzo, quasi vomita. Allora quello dice, poi un vomitativo, che è un termine veramente metafora. Poi così, poi cosa? Finché, poveretto, continuando a dire, ma ci dobbiamo accontentare, comincia a essere scocciatissimo naturalmente il pittore, perché durano molto 110, dunque molto di spum, molto di cibo, beh così un po' meglio, però quell'altro orrido, perché ho qui quello là, insomma è adesso è chiaro che riportarlo come tramite non viene, ma ecco direi che questi qua sono senz'altro la cuoca di Molière, adesso. Ah, perché dice adesso così ce la fai? Allora, un'altra, io ho cercato un po' che cosa la critica ha detto, anche perché su grandi critici, grandi scrittori hanno scritto di Campanile, come ci dice la Dacia. Campanile era un po' come dire, visto, insomma, non era preso molto sul serio. Per cui mi sono tirata giù alcuni commenti. Ce n'è uno però che vorrei che tu così mi aiutassi a poi commentare, che è di Giorgio Montefossi, che dice: allora vogliamo provare una volta per tutte a stabilire la misteriosa alchimia per la quale i romanzi di Achille Campanile, sicuramente uno dei grandi umoristi del secolo, ogni tanto cadono in disuso. È il destino forse di ogni letteratura umoristica snobbata dalle storie letterarie con la S maiuscola, il dilemma che in fondo ancora eccita la sensibilità di qualcuno. È un grande scrittore Campanile o è un grande, come sostiene Guido Almanzi, qualcos'altro? No, beh, è uno scrittore, senz'altro è uno scrittore, un umorista. Però, come ho detto, noi in Italia non abbiamo la tradizione del surrealismo. Infatti, se voi pensate, a prescindere dalla comicità, proprio come genere, l'umorismo surrealista non c'è. C'è un po' Guzzati, no? Per esempio, nella letteratura del Novecento, Guzzati forse è l'unico, adesso per esempio, Traiano, un po' sì, anche Traiano, molti, insomma, sì, soprattutto il teatro, nel teatro. Ghiacciare, sì, più è più grottesco, però Ghiacciare non è così un umorismo così sottile, è più grottesco. Comunque, Ghiacciare, cioè, ci sono delle cose, c'è anche una scrittrice, aspetta come si chiama, vabbè, adesso mi viene in mente, che fa quel genere, però non umorismo, è surrealismo, è la letteratura surreale che non è tipica nostra, non è tipica dell'Italia, ha bisogno di un'atmosfera più repressiva, più nordica, infatti è tipica dei paesi nordici, da noi non c'è questo, siamo molto più solari, più realisti, c'è bisogno dei boschi, c'è bisogno di quell'aria ombrosa, quell'aria in cui tutto può succedere, quell'aria un po' misteriosa, da lì nasce l'umorismo, che è nordico, non è molto meridionale. Ecco, e quindi lui non ha un
stato quel consenso che avrebbe meritato, devo dire la verità. È stato considerato uno scrittore minore. Invece, appunto, se lo tiri fuori, gli dai voce, perché quello che ne fa è dare un corpo attraverso la voce, e allora vedi che viene fuori questa assurdità. Come ho detto, lui si serve della logica per distruggerla, ma è un'operazione anche matematica. Fa vedere che la logica funziona, perché la logica è basata sulla matematica, però poi tutto sprofonda improvvisamente e lì viene la risata, no? Perché questa logica, che lui porta alle estreme conseguenze, poi si dimostra assurda e si scontra con se stessa. E questa è la bellezza del suo procedimento, no? Il procedimento. Lui segue sempre un sistema razionale, per cui sembra che tutto sia funzione, cioè la razionalità matematicamente sistema la realtà, la mette a posto secondo una serie di criteri. Lui sembra che lo faccia, poi invece improvvisamente si scopre che questi criteri non funzionano per niente, che la logica salta tutta per aria e tutto va giù. Ed è lì il momento della comicità. No? Lei ha saputo proprio questo, che secondo me coloro che l'hanno letto, interpretato in teatro, non hanno mai saputo. Io l'ho visto, Campanile l'ho visto recitato spesso, non è la prima volta che l'ho visto, però non fa ridere e non procura questo senso di estraneità, questo senso di sospensione, questo senso di sorpresa di fronte a una logica che non funziona più, di fronte appunto al disgregamento della logica. E questo è quello che viene a saputo fare, è come una sfida di intelligenza, e questa è la parte straordinaria di lui. Però non è stata capita, perché probabilmente non rientra nella nostra tradizione. Però forse è da riabilitare, e credo che lei l'abbia fatto. In teatro certamente è stata piena, perché era già completamente scomparso Campanile, non lo si leggeva più, non si trovava nemmeno i libri. Quando lei ha cominciato a occuparsi di Campanile per farlo in teatro, io mi ricordo che tu mi dicevi: ma non trovo i libri, è tutta andata in biblioteca, perché non erano più vendita i libri, capisci? Quindi in un certo senso lei proprio ha contribuito a tirar fuori un autore ingiustamente scomparso. Volevi dire una cosa, no, che volevo dire che giustamente che sono no, che Gaetano Campanile, la signora Pinuccia, purtroppo insomma ci ha lasciato, ma il figlio è venuto molte volte a vedermi, anche a Milano, facendo il mio grande piacere, oltre che delle volte lui diceva, adesso senza ovviamente citare chi e come, diceva: ma sono andato perché lui ama molto il suo papà e sente molto il peso del papà, che non è stato, come dice Dancia, ha riconosciuto quella cosa di cui lui soffriva molto Campanile. Era andato ad abitare a Velletri, dove adesso abita appunto la Gaetano e i figli, il figlio piccolo si chiama Campanile, si chiama Achille, scusate, lo dico perché l'ultima sera di un mese a Milano ho detto, ho ringraziato il pubblico, cosa che non faccio mai, io non amo molto come quelli che applaudono, insomma mi piace che rimanga il mistero, però quella cosa era così, una coincidenza rara, e ho detto che abbiamo l'onore oggi pomeriggio, è una pomeridiana, di avere in sala Achille Campanile. E tutto il pubblico si è girato, adesso questo bambino, naturalmente, che porta il nome del nonno, e Gaetano è stato molto felice, il figlio, e mi ha detto: ma perché io sono stato a vedere questo e quell'altro non ridono? Perché papà, tu fai ridere con papà? E si chiedeva questa cosa, non per fare un complimento, mi dice, certo, per farlo, ma diceva perché? E io ho capito, sono poi andata a capire senza andare a vedere a che cosa lui alludeva, a quali compagnie, e che cos'era, loro lo facevano benissimo, solo che lo facevano in un modo naturalistico, e lui non fa ridere mai, se viene reso, cioè voglio dire, come Alberto Sordi, dico per dire che il nostro, secondo me, è l'attore più comico, per cui, però quello è un tipo di comicità, che applicata a Campanile non regge da niente,
Di conseguenza è vero questa, questo bisogno, questo bisogno di dire, ironizzare su noi stessi quando ci piglia un'illusione oppure è andata malissimo, quando vediamo cadere uno per la strada, perché noi rideremmo di Campanile se ridessimo di più di noi stessi. Diciamo, secondo me noi piangiamo di più su noi stessi o ci prontaniamo di più su noi stessi, che ridere su noi stessi, cosa che invece lui fa. E io come piccolo messaggero dietro lui, insomma. Piera, poi Piera ci leggerà altri due brani, così chiudiamo in bellezza. Allora Piera, tu hai caricato per tantissimi anni le scene del teatrale, ma a un certo punto diciamo ti sei dedicata a altro. Io ho letto che proprio questa lettura, scusate vi mostro le spalle, proprio questa, diciamo, questa palestra di Campanile, anche questa palestra a Casa Raffaella, in qualche modo ti ha dato la spinta poi per tornare, infatti, in scena e riuscire a grandissimo successo Enrico Efole, Teatro di Siracusa. È vero, non è stata una vera palestra, insomma. Sì. Diciamo che ringrazio moltissimo ovviamente Achille Campanile, dove si trova, se mi sente, per avermi tenuto compagnia, e la compagnia che fa ridere dà anche coraggio, coraggio viene dall'allegria. E dunque io a casa di Raffaella Battaglini, che non è che non volevo andare, perché non volevo andare a casa di Raffaella Battaglini, che sarebbe sbagliato. Diciamo che avevo paura non solo dell'eletta compagnia, che ha età di critici, di scrittori, ma anche di averli così vicini, e invece in teatro li hai là, poi diranno quello che hanno da dire. Ecco. Dunque io ero paurita di questo, e paurita del fatto che erano anni che io non facevo Campanile, temevo che quei suoni estremi a volte che sono miei o così non sarebbero venuti, perché uno poi diventa più grande e così cos'ha. Invece la serata da Raffaella Battaglini ha fatto molto ridere, questo lo ha dimostrato adesso il piccolo audiolibro che ha registrato questa serata, di cui ancora sono grata, perché da quel piccolo, non piccolo appartamento perché sia piccolo, anzi è grande, ma diciamo lo spazio vicino alla cavea del Teatro Greco è molto diverso, cioè che io da lì abbia avuto coraggio di andare là, dove ci sarebbero state 8.000 persone a sera, e invece questo mi ha dato coraggio, e io di questo sono grata a una mia forma così sempre un po' guerresca di impresa, che questo va benissimo, perché poi insomma ecco. E poi nel fatto che sia successo nell'intimo e poi che sia successo nel massimo del circo, non perché Teatro Greco sia un circo, ma certamente è quasi un concerto di Vasco Rossi. Allora, adesso rilasciamo la parola per questi due ultimi racconti. Voglio solo dirvi una cosa, che in questi giorni al cinema L'Aquila, giusto? Sì, sì. C'è un bellissimo documentario che ha vinto anche a Torino su Piera, che si chiama Le storie di Piera, di Peter Marcias, che io ho visto e mi è piaciuto moltissimo, e si racconta di Piera, e a raccontare Piera, vuoi dire una cosa? Sì, beh, io sono stata molto felice del fatto che Dacia Marini mi abbia aiutato a portare il fardello di mezza esistenza scrivendo il libro Storia di Piera, ma diciamo poi che questo ha invogliato anche gli altri, e adesso ci sono anche tutte le storie di Piera. E mentre mi hanno fatto un'intervista sul Fatto Quotidiano l'altro giorno, hanno detto: potremmo scrivere un libro di qualcun altro, mi sembra, cioè, no, ma dice, ma perché lei ha molte cose da beh sì, può darsi. Grazie, poi io mi diverto molto con me stessa, e questo probabilmente porta a far sì che anche gli altri si divertano, dunque, e questa è una buona cosa. Il film Sette storie di Piera è, a differenza di Dacia, che si è occupata molto della mia storia familiare, della mia mamma, di mio padre, tanto da rendere
penso non dimenticabili quelle figure, tanto che sono anche questo film cinematografico, e questa è l'ultima sera, ci potreste andare, no, non mi disfingo, no, siete qua adesso, per cui comincia alle 8 e tre quarti, il primo però l'ultimo, che è l'ultima sera, comincia alle 10 e mezza. E credo che sia stato fatto molto bene, anche a Darci è piaciuto, da questo giovane ragazzo sardo che si chiama Peter Marcias, che ha avuto un grande rispetto del mio lavoro, soprattutto